E Dio gli risponde: io sono colui che sono. Ho sentito un po' di tempo fa una interpretazione fantastica di questo versetto. C'era uno studioso di ebraico che diceva: questo versetto si può tradurre anche in io sarò colui che sarò, e vuol dire io sarò qualsiasi cosa il popolo di Israele avrà bisogno che io sarò. Il popolo di Israele avrà bisogno di una colonna di fuoco, io sarò la colonna di fuoco. Il popolo di Israele avrà bisogno di una nuvola che li copre, io sarò la nuvola che li copre. Il popolo di Israele avrà bisogno della manna del deserto, io sarò la manna del deserto. Il popolo di Israele avrà bisogno dell'acqua che sgorga dalla roccia, io sarò l'acqua che sgorga dalla roccia. Così che Dio agisce, questo Dio fa. Si dice che Dio è il Dio che provvede. A me piace questo versetto così com'è, ovvero io sono colui che sono, perché questo versetto così com'è non ci dice ciò che Dio farà per noi, ma ci dice ciò che Dio è per noi.